Forse così. Tipo così. Ma uno che c'ha che fa i carciofi dalla mattina alla sera, ma se può mettere a... Io non lo so, boh, vabbè. Stavo a cercare di metterlo come stava un po' sancrociato, ma mi è venuto con le mani. Non si può, Si non si può può. guardare. Ma non si può, non... Che cazzo è del Cottolengo? Sta così, sta. Il gambaster del Don Guanella. Vabbè, sembra che sta a fare così. Vabbè, buongiorno a tutti ragazzi. Hai playato, sì? Siamo sul player, sì, siamo sì. playeriano, hai playato. Dai, va. Allora, cosa ci abbiamo qui? Intanto, buongiorno, benvenuti a questo secondo video per noi e per voi non si sa, sarà il primo video. Ovviamente, show Z. Sì, vabbè, c'è scritto link in descrizione. Supportate il canale attraverso il codice Emiliano 74 che trovate qua su. Wow. Quindi cosa ci abbiamo qui? Che cos'è? Lo sai te, perché io questo proprio mai visto, mai sentito. Ma tu non sei un videogiocatore? No. Questo, cioè, lo ero, ma evidentemente non ci ho mai abbiamo giocato. Abbiamo innanzitutto un Frame Toys, che è la linea di super lusso della Sentinel. E io non ho nessun pezzo della Frame Toys, l'ho voluto prendere perché ero davvero curioso, perché sono dei pezzi veramente con una verniciatura molto particolareggiata, molto curati, fatti veramente molto bene. È la linea di punta della Sentinel. E in particolare questo qui, questo Frame Toys, è un... generalmente fanno spesso i Transformers. La linea della Frame Toys fanno dei Transformers rivisitati, non trasformabili, molto molto belli. Questo è l'Altaisen, che è un robot. Sì, l'hanno accartocciato sto pacco, Dico... I corrieri sono sempre molto simpatici con me. No, non solo con te. Non solo con te. E... Dicevo che... Oddio, sta cosa fa un po' tarocco. Sai quei pavimenti di quegli hotel di lusso, eh? Linea di lusso, sta roba qua, no? Vedi? Comunque, Saltaisen viene da Super Robot Wars, che è un gioco che io non ho mai giocato, che non conosco, soprattutto perché è un gioco strategico di robot. Figo perché c'è robotoni, però è uno strategico. E allora che mi viene a dire a me? Cioè, mi è l'unico. Ah, tra l'altro, Super Robot Wars OG, e noi da Super Robot Wars OG abbiamo già visto sì, oggi. Su questo canale, cioè appunto oggi o così, vabbè, facciamo battuta. Su questo canale abbiamo già visto il CCS Toys Side Buster. Dai, quello sì, tutto sì, figo, ricordo. Argentato, come con tutte le luci verdi. E quello veniva pure lui da Super Robot Wars OG. E sempre da Super Robot Wars OG abbiamo visto l'SRX, che era quel Sentinel gigante che si montava tutto attacca e stacca. Ok. Eppure quello viene da lì. E adesso... E vedremo il Daigenguard. Hai presente Daigenguard e Alka-Seltzer? Il GX46 Bandai. Parafarmacia questa, eh. Sì, che tu non hai mai avuto, che erano quei due robot in cui uno stava a suonare il cavallo e l'altro nel cavaliere. Sì, È il cavaliere è sempre un robot che sono super robot. Ce l'hai quello? No, deve uscire. Me l'hai preordinato tu. Quel Sentinel figo con lo spadone. No, quello che sta sul cavallo. Ah, sì, Bandai. Sì, c'è il GX46. Quello ce l'hai? Non l'ho ancora mai aperto, lo sai? Ho preso l'R. Sì. Tu ce l'avevi? No. Lo vuoi vedere? Sì. Ah, lo porto, fa così. Ok. Vabbè, questa Altaisen viene sempre da quel gioco lì, è una versione rivisitata di quello che vede nel gioco. Dicevo, gioco che io non ho mai giocato perché non amo i giochi di strategia. Cioè, l'unico che c'avevo era Command & Conquer. I boomer come voi e come noi lo conoscono bene, girava su Windows 95, quindi sappiamo di che stavamo a parlare, era una figata. Questa è una sorta di Command & Conquer però con i robottoni, però non è, se non è che tu guidi il robot e quindi lo fai combattere, lo fai menare, i robot si menano da soli, cioè
sposti il tuo robot sulla casella in base alle condizioni, si trasforma, si schiaffi da solo, e quindi questa cosa non mi piace, mi piace un picchino. Poi chi c'ha il robot più equipaggiato, più lontano, 97, c'era un picchiaduro con i robot, che non mi ricordo come si chiama, che era una figata. 97? Sì, ce n'erano due in realtà. Io ci giocavo. Uno tutto pericolare, con una grafica di merda, però divertentissimo, e un altro invece che c'aveva una grafica... No, nel 97 c'era già la prima play, No, quello era sul PC. 96-97. E c'era quest'altro gioco che c'aveva una grafica proprio fighissima, sembrava un film fatto benissimo, si gonfiava, non mi ricordo come si chiamava, quello era proprio bello. A me così piacciono i giochi dove si picchiano i robot, non che fanno da solo. E poi tra l'altro sono sempre in versione super deforme. Ma forse quelli attuali che dici te riguardano più la, la costruzione del, del pezzo, prendi, non lo so, dei materiali per costruirti il robot, per upgradarlo, ma e sì, poi quando vai allo scontro, quello più pompato, quello più me ne rade più. Che penso che sì, se è in gestionale ci avrà qualcosa del genere, però comunque sfruttare, ormai sono fragile. Articolazioni. Però dai, vediamo che questo è figo, come tutti i fantoi, dovrebbe essere bello vedere che è un po' rivisitato, quindi un po' più pompato, più massiccio. Ma non, a me questo coso mi fa proprio tende de l'Overlook Hotel The Shining. No, è tarocca sta roba, dai, sta roba è molto tarocca, dai. Comunque, si vede che è già bello. Io questo non lo conoscevo, l'ho visto in preordine, mi è piaciuta subito la linea, da questa specie di gondamone corazzato, e quindi... No, c'è lo scotch, ho visto da qualche parte. Dove sta? No. No, da qui si apre, allora. Ecco qui sta. Ah, ok. Pensavo che fosse a scorrimento. Eccolo qua. C'è la fisarmonica dentro. Ah, ma guarda che belle immagini qua. Cioè, la scatola è veramente curata, Non so se loro la vedono, ma... Sì, eccola. Bella l'immagine. Che poi non è un'immagine, ma è una foto. Già dalla foto si vedono tutti i dettagli che c'ha. Non è molto grande, però dovrebbe essere fatto molto bene. Accessori abbiamo tutti i blister. Guarda che cartone solido che c'ha la scala, veramente sembra. Guarda di che roba! Bella. Se ti serve portare la frutta. Questa dovrebbe fare. Dovrebbe fare la scatola per il dottore, il pacchetto per il dottore. Che è agricolo, queste cose le fa, porta le mozzarelle, porta le dottori. Dottori? Senti, se non riesco a tirarlo fuori devo far così. Oh, ecco qua. Quanto è delicato questo pezzo. Allora, questa la tolgo un attimo, come vediamo lo sfondo. Abbiamo basetta. Vabbè, questi appartengono a una... Basetta con un display stand. E un po' di accessori. Questo, cioè, sta a vedere sto coso? Sì. Vabbè, cioè, stai attento. Ma massima attenzione. Gundam style. Sì. Cioè, è un Gundam, Bella la miniatura, però. Molto curata. Vabbè, dai, avviciniamoci e almeno. Vedi? Questo è giusto, per la sua altezza. Questo non ci puoi mettere troppo metallo, è troppo pieno di dettagli, di roba. Loro in realtà mettono metallo nelle articolazioni, ma poi verniciano pure quelle, e quindi non te ne accorgi, sembra plastica. Però in realtà nelle articolazioni del metallo c'è. E guarda qua, c'è tipo un revolver, sì. Il tamburo è un revolver che a quanto vedo si può caricare coi proiettili. Coi proiettili. Sì. Quella anche la base qui. Allora, ci avviciniamo e ve lo facciamo anche vedere. Eccolo. Allora, lei che cosa ne pensa, esimio collezionista di vecchia data? Allora, sicuramente... è un bel modello, non è però il genere di robot che piacciono a me. Perché come piacciono a te? Questi sono stile Gundam, stile Real Robots, no? Ah beh, a te piace Wally. Non, no, a me... Emilio!
A me piace più l'aspetto, le troppe pannellature mi danno fastidio, il robot troppo pannellato. Quindi piacciono quelli che Viper chiama camiciati, no, pigiamati. Questi sono quelli pigiamati? No, i pigiamati sono tipo Mazinga, cioè che sembra veramente l'omino con la tuta. Da, con la tuta. Aspetto più classico, dai, aspetto una linea più classica, più... Io non ho ancora trovato un'identità precisa, mi piace tutto. Ma lo sapevo, Quindi, però... mi piacciono sia quelli pannellati realistici sia quelli dell'infanzia. C'è stato un breve periodo in cui questi mi attraevano parecchio, cioè, ma per questi intendo i Gundam, perché alla fine lo stile è quello di un Gundam. In realtà no, è più realistico di un Gundam. C'ha... Sì, però diciamo dai, l'aspetto è quello, più o meno. I Gundam più apre, moderni, diciamo, lo spartiacque con il realismo robotico. E questo qui è un Gundam molto avanzato perché ci abbiamo tanti organi meccanici puri e ci abbiamo anche tante gimmick. Ad esempio abbiamo qui questo revolver che io adesso l'ho aperto. Ora, queste cose non ve le farò vedere in diretta perché è un po' complicato da gestire, perché muovi una cosa, se ne stacca un'altra. Diciamo, questo è dal feedback che ho avuto. No, questo è proprio un chiodone. Pare un bollettone. E questa è una pistola, è un revolver a tutti gli effetti. Vedi, qua c'è il tamburo che ruota, dove potete appunto inserire i proiettili, che sono tra l'altro in metallo. Eccoli qua. Io due li ho già inseriti. Qui abbiamo i classici sei proiettili da inserire che sono in metallo, la punta qui è in plastica, adesso questa si è sganciata, si è staccata, e però potete vedere da qui dietro che c'è tanto di... che c'è il bossolo con la parte centrale che è quella dove il percussore va a premere per far partire l'innesco e fa partire il proiettile. Abbiamo un sacco di dettagli che sono mobili e quindi vi potete sbizzarrire a posarlo come volete. Dettagli, ripeto, è molto bello. Guardate soltanto la gamba, questa parte qui, tutte queste pannellature, colorato benissimo. Cioè... Allora, la forza dei Flame Toys è proprio il colore, perché forse l'unica linea in cui trovi una grande alternanza di colori lucidi e opachi, che danno un sacco di profondità allo scalp, vanno evidenziati proprio lo scalp. Sì, ma vanno evidenziati anche i dettagli. Sì, queste sono cose generalmente nei modelli di serie non trovi. Trovi soltanto nei Gundam che ti fai da modellista, insomma, nei Gunpla che ti fai verniciandoli in maniera sapiente. Quindi veramente dettagli a iosa da tutte le parti. C'è anche una buona posabilità perché ci sono veramente tanti snodi, però sono un po' complicati perché la forma stessa del robot non rende facile la posabilità, perché ad esempio anche solo alzare un braccio significa spostare indietro tutto questo spallaccio, che tra l'altro nasconde delle armi e delle gimmick, tipo ad esempio questo si apre, si arretra, si apre, ci sono due pannelli di cui uno tende a cadere se non fa le cose avverso, si apre questa parte qui, all'interno contiene una sorta di pod lanciarazzi che a sua volta si apre anch'esso, ecco, vedete? Togli le mani, ecco, aspetta, devo aprire, che ci vorrebbe un, ecco, e all'interno c'è questo pod di lanciarazzi, lanciagranate, insomma. Poi... Dov'è che sta? Aspetta. Eccolo là dentro. E sta bene anche all'interno dell'altro spallaccio. Queste spalline poi posteriormente hanno un sacco di bocche di movimento, insomma, di razzi, che sono tutti getti orientabili, tra l'altro. Sì. Questi li potete muovere come volete, possono essere aperti, chiusi, anche questi qui sono tutti quanti orientabili, questi del backpack, quindi vi potete divertire veramente a posarlo come volete, con molta pazienza però, perché ecco, quello che manca
a questo tipo di, a questo modello. Ora non so se è una caratteristica che può essere estesa a tutti i frantoi, se non lo so, perché questo è il primo che maneggio in vita mia, con molta calma, perché sì, quello che manca a questo modello è la giocabilità. Cioè non è un fans hobby che tu ti metti là, giochi, apri, fai, comunque è delicato. Soltanto a maneggiarlo dovete fare attenzione a questo corno, vedete quanto è sporgente, sottilissimo, questo si spezza come niente. Ma se si spezza non lo so, perché magari è pure flessibile, però guarda quanto è bello che sto corno è parzialmente trasparente. Sì. So se hai notato, vedi, sì, ci passa la luce, sì, sì, sì. Quindi in parte è verniciato, ecco, opaco, e parte è trasparente. Non so se gli può fare una zoomata pure sul tuo. Quindi sì, ma... dettagli veramente di pregio, ce ne stanno tanti. Qua è questa specie di bulloneria. Ma la cosa che mi piace più di tutti è la scatola. È la scatola, che figa. Qui ci mancava la scritta Eau de toilette. Poi tra l'altro c'è anche dei led, però mo non li accenderemo, comunque vanno a illuminare la faccia, ma vabbè, chi se ne frega. Non è che sono led che servono per gimmick particolari tipo quelle che abbiamo visto nel CC. Vabbè, mi fai vedere su Crimson Typhon. Oddio, spoilerato. Abbiamo spoilerato. E allora direi altezza più o meno siamo sui 24. Allora mo lui sta su, vabbè, sta su tutto coso, c'è anche de merla, stiamo sui, aspetta, 20 un po'. Dai, da 24, sì, sì, più o meno 25. 20, forse con le gambe dritte anche sui 25. Sui 25 centimetri. Quindi un bel modello. Ah, c'ha anche la spada, che pure questa è su un ball joint tutto orientabile. Ci abbiamo sta affare qui in gomma che ve lo potete piegare come volete, è bello anche il lanciarazzi qui con questi dettagli verdi, insomma tanti tanti dettagli, verniciatura bellissima, il pezzo è solido, metallo non l'ho sentito molto, ma comunque sta, non lo pesiamo, ma chi se ne importa, però comunque è solido, quello che serve. Vabbè, se è sotto al chilo sicuro sì, sarà sui 600 grammi, sì, così a occhio, comunque chi se ne frega. Vediamo un po' con tutta la basetta, così per curiosità magari uno scorpora qualcosa poi. Tanto la potenza del Flame Toys non è tanto il metallo, ma stiamo a 864 grammi, sì, etti, occhio e croce, con tutta la basetta. La potenza di questi pezzi qui è il dettaglio e la cura nella verniciatura. Sì, sì, questi sono display stand, no, display piece, com'è che li chiamano? Chi? Americani. Ma che ne so, io maccherone, ma provocato di mani. Dove bisogna semplicemente ammirare verniciatura, scultura, dettagli e tutti i particolari che hanno. Tantissimi, veramente ogni punto che guardate c'è un dettaglio di verniciatura particolare. Quindi veramente, veramente bello. E poi mi piace un sacco questo colore che hanno usato. Questa tra l'altro è una versione un po' rivisitata, perché c'ha meno imponenza a livello di torace, perché quello originale del gioco era più largo, più tozzo. Questo l'hanno un po' slanciato, però questo aiuta sicuramente a dargli una maggiore dinamicità e a fargli mettere pose dinamiche grazie anche alla basetta. Insomma, vi ci potete divertire. E quindi vi salutiamo, grazie per essere stati fin qui e via col prossimo pezzo e alla prossima recensione. Dai, ciao, alla prossima.